Allora, il secondo punto all'ordine del giorno è la proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Vitrotti, Biondo, Ciancio, Gugliotta, Stelitano, avente ad oggetto la piena applicazione della legge numero 194 del 1978, sostegno alla proposta di legge, modifica dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1978 numero 194, concernente le funzioni dei consultori familiari e disposizioni in materia di obiezione di coscienza, di verifica dell'attuazione delle norme sull'interruzione della gravidanza, nonché di sanzione amministrativa pecuniaria per il reato di aborto clandestino. Per la regolarizzazione dell'obiezione di coscienza e sostegno alla proposta di legge, disposizioni concernenti i requisiti per il conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa nell'area di ginecologia e ostetricia. Perfetto. Allora, prima ancora di iniziare la presentazione e discussione, vorrei dire che c'è richiesta scritta da parte della consigliera Cerconi di un intervento di 30 minuti. Ci sono poi due emendamenti, uno sostitutivo e uno aggiuntivo. Quindi apriamo adesso la discussione con il relatore. Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Il Partito Democratico ha deciso volutamente di presentare questo atto subito dopo il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lo fa volutamente perché, come di solito spesso accade, quando si spengono i riflettori su alcune questioni che vengono rigorosamente discusse e apprezzate nei momenti, diciamo, celebrativi e con scadenze specifiche, viene meno però quasi sempre poi l'attenzione su questioni che invece purtroppo sono tutt'oggi all'ordine del giorno. E troppe volte, diciamo, la discussione che si svolge nel nostro paese proprio sul tema dell'interruzione volontaria di gravidanza ci dice che questo è un tema purtroppo ancora largamente attuale e che potremmo definire in parte anche irrisolto. Questo perché? Perché, come appunto recita il testo, premesso che partiamo da una legge che c'è, è in vigore, è quella appunto la 194 del 1978, che in un determinato periodo storico ha ovviamente permesso in particolare che l'aborto uscisse, diciamo, dalla tragedia della clandestinità e riconoscesse alle donne la libertà di autodeterminazione, quindi di poter scegliere in autonomia se e come portare avanti la gravidanza. Nonostante questo, ci sono richiami purtroppo anche internazionali che fanno del nostro paese invece un paese ancora disattento al riconoscimento dei diritti e in particolare al riconoscimento del diritto che da questa legge in poi dovrebbe essere continuamente ancora oggi sancito. Questo perché, diciamo, riporta il testo, intanto dopo un ricorso che è stato presentato e lo stesso Consiglio d'Europa a dire che le donne che molto spesso cercano accesso ai servizi di aborto continuano ad avere di fronte una sostanziale difficoltà nell'ottenere l'accesso a questi servizi e che sostanzialmente nella pratica non trovano l'applicazione della legge stessa. Purtroppo i dati che sono stati forniti ultimamente dal Ministero, diciamo, non sono stati, non danno il senso di tranquillità e forse non danno neanche troppo il senso della misura del problema che intendiamo affrontare. Partendo da un dato di fatto, in Italia quasi il 70% dei medici e degli infermieri sono obiettori di coscienza. E ci sono delle regioni in cui questo numero è ancora più alto, si parla quasi di punte dell'80% soprattutto al sud d'Italia.
la Regione Lazio non sta diciamo, messa meglio e se vogliamo dircela tutta, la città di Roma altrettanto. Per questo il dibattito si è aperto sia a livello nazionale sia all'interno della società civile, in particolare è la Libera Associazione Italiana dei Ginecologi che fa un'attenta analisi comparata, dicendo che sostanzialmente se nel nostro paese le interruzioni volontarie di gravidanza, come dice il Ministero, sono diminuite, in realtà è perché sono diminuite le nascite. E purtroppo, siccome diminuiscono anche i medici obiettori, diminuiscono anche i casi di denuncia rispetto alla necessità di poter accedere a un'interruzione volontaria di gravidanza. Si parla quasi, diciamo secondo stime fatte, fatti calcoli rispetto a quante persone sono in uscita, quindi in fase di pensionamento, rimarrebbero circa poco più di un centinaio di ginecologi non obiettori per l'intero territorio nazionale. È ovvio che tutto questo è un enorme e un doloroso passo indietro rispetto a quello che quella legge che questa legge, perché c'è, si prevede e diciamo era riuscita a portare il nostro paese in una fase molto più civile, perché poi quella, come ricordavamo in una seduta di commissione, è stata una battaglia di civiltà piuttosto che una battaglia personale di qualcuno e verso qualcosa. È stata una battaglia che ha messo al centro la donna, prima di tutto il suo diritto di scegliere come e come portare avanti la propria gravidanza. Però purtroppo dove è previsto un diritto deve esserci anche l'assicurazione che esso sia garantito. E non è sufficiente dire che c'è una legge purtroppo e quindi questa si deve rispettare, perché purtroppo i dati ci dicono che non è così. Peraltro le due leggi che sono, diciamo, sostengono oggi una modifica, perché probabilmente c'è poca incisività e forse poca osservanza rispetto a quello che la legge prevede, sostanzialmente, come riportato all'interno della proposta di risoluzione, danno un'enorme importanza a quelle che sono le reti territoriali. È un punto di forza, soprattutto se, diciamo, come amministratori ci rivolgiamo a quella legge fondamentale per i servizi alla persona, che è la legge 328 votata nel 2000. Una legge che dovrebbe essere, diciamo, il faro per tutti gli amministratori locali e che è stata la legge che ha determinato una svolta importante e sostanziale all'interno dei servizi sociali dei nostri municipi. Lo dico perché quella legge, che era sostanzialmente una legge quadro proprio per la realizzazione degli interventi dei servizi sociali, prevedeva un sistema integrato, incentrato quindi sulla stretta relazione tra enti locali e associazionismo e terzo settore, diciamo settore no profit, chiamiamolo come vogliamo, e prevede una coprogettazione. Questo per dire che, diciamo, poi magari mi riserverò di intervenire dopo la discussione, però forse quando si parla di competenze, di quello che possiamo fare o meno come ente locale, invece ricordo che il Comune di Roma e quindi anche le sue articolazioni territoriali possono fare tanto, e possono fare a partire da quella legge, perché quella legge dà la possibilità agli enti locali di poter intervenire in prima persona, potenziando quel servizio rete locale che appunto si è costituita negli anni grazie ai piani di zona e grazie alla possibilità di partecipare proprio come municipio alle conferenze sanitarie in cui appunto gli assessori e la presidenza degli enti di piccola prossimità come municipi sono puntualmente presenti. Quindi contestualmente la stessa legge 328 prevede che il comune sia anche vigilante di quei servizi, per non parlare poi del fatto che in teoria il Comune di Roma può farsi portavoce di tutti quegli allarmi, anche perché in assenza di un delegato alla salute, come oggi, diciamo, purtroppo ancora registriamo, però è possibile che la sindaca abbia tutti i poteri per poter esplicitare meglio le funzioni che mettono a riparo la salute pubblica della cittadinanza. Pertanto la richiesta è quella di intervenire a partire dal basso,
facendo un esplicito riferimento a quello che sono stati poi nel corso degli anni dei punti di accoglienza e di ascolto fondamentali per le donne. Sono i consultori che ci sono nei nostri territori, sono dei luoghi che da sempre hanno garantito la salute della donna in tutti i suoi percorsi, anche in quelli più dolorosi, come potrebbe essere la scelta di fare un'interruzione volontaria di gravidanza. Sono quei luoghi in cui sempre meno si rivolgono le persone e per cui invece andrebbe fatto un lavoro di sostegno e di rilancio a partire proprio dalle amministrazioni locali. È per questo, e arrivo a conclusione, che chiediamo di farsi promotori presso le istituzioni competenti affinché sia garantita la piena applicazione della legge 194 su tutto il territorio, nel pieno riconoscimento della libera scelta e del diritto alla salute delle donne, assumendo tutte le iniziative nell'ambito delle proprie competenze. Ad attivarsi, sempre nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare la presenza nelle strutture sanitarie, nelle strutture private accreditate, di medici non obiettori, proprio a garanzia di quel percorso che prima citavo. Attivarsi perché l'interruzione volontaria di gravidanza sia garantita come opzione a tutte le donne, ovviamente entro i limiti previsti dalla legge, e poi di assumere tutte quelle iniziative che sono volte a valorizzare e a ridare piena centralità ai consultori familiari, come un servizio fondamentale nell'attivare la rete di sostegno per la procreazione responsabile e tutte quelle strutture assistenziali per l'attivazione del percorso per l'interruzione volontaria di gravidanza nel rispetto delle scelte e della salute delle donne. Concludo dicendo che il messaggio che vogliamo lasciare non è tanto quello che, lo dico senza polemica, però si è un po' ritrovato nella discussione anche molto veloce e parziale che si è avuta in commissione, abbiamo un po' ridotto e abbassato il livello, nel senso poi il tema non è chi deve fare cosa e perché dobbiamo fare qualche cosa e chi come, il problema è cercare di segnare dei punti e cercare di metterli nell'agenda di governo. Se questo viene dal basso è perché ci sono le possibilità. Se pensiamo che il diritto di una donna di poter scegliere, e poi pensiamo anche a tutte quelle donne che arrivano nel nostro paese, c'è un dato, mi pare che siamo oltre il 30%, le donne straniere che ricorrono purtroppo o all'estero oppure in altre strutture non accreditate, che mettono a repentaglio la loro vita per poter interrompere la loro gravidanza, e questo avviene anche qui, avviene anche vicino a noi, e non vederlo sarebbe da sciocchi, oltre che sarebbe sottovalutare un problema che oggi purtroppo portiamo, non solo ci ha evidenziato il Consiglio dell'Unione Europea, ma tantissime donne chiedono il rispetto di una legge che dal 1978 ad oggi purtroppo ha perso forse la sua efficacia, o forse semplicemente non è applicata come la legge dovrebbe prevedere. Siamo uno Stato laico, e questo in uno Stato laico purtroppo io lo definisco una sconfitta. Pertanto, al di là delle proposte che sono presentate e calendarizzate, non ancora tutte concluse nel loro iter parlamentare, credo che la città di Roma non possa non accogliere anche la richiesta di quei consultori che hanno bisogno di essere punti di riferimento per la donna, hanno bisogno di essere rilanciati, devono essere i nostri front office nel momento in cui possiamo rilanciare una tutela dei confronti delle donne e il servizio alla persona di primo livello. Per tutto questo sottoponiamo questa proposta all'Aula sperando in una piena condivisione. Mi rimetto poi, mi riservo di poter intervenire alla fine della discussione o quando la Presidenza lo riterrà opportuno. Grazie. Interventi? Consigliera Cerquoni, ricordo che la consigliera Cerquoni ha chiesto 30 minuti. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. La proposta di risoluzione ha un impianto alquanto discutibile sia nelle premesse, nei considerati e nel dispositivo,
ma forse ancora di più nell'impianto generale su cui si fonda. Ho letto nell'atto citare il Consiglio d'Europa, definire l'obiezione di coscienza un'emergenza. Allora, innanzitutto dobbiamo capire che cosa è l'aborto. Allora, dovete sapere che, e questo non lo dico di certo io, ma lo dicono tutti i libri di medicina, i più grandi medici di questo pianeta, che nel momento in cui si crea uno zigote, lo zigote è fornito del numero di cromosomi caratteristico dell'uomo, che sono 46. Si tratta di un uomo in formazione. Quindi nel momento del concepimento si forma il patrimonio genetico dell'individuo, che definisce per sempre il nuovo essere. E vi leggo, visto che sono stati citati, insomma, alcuni esponenti, io vi leggo le parole di quello che è stato il presidente della Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia, che ha affermato: far abortire una donna è un lavoro che non piace a nessuno, molti miei colleghi dopo un po' non ce la fanno più, si tratta pur sempre di interrompere una vita e questo pesa, è un dolore traumatico per le pazienti che lo richiedono, ma è un problema anche per i medici, ne ho conosciuti molti inseguiti dal rimorso. E allora qui non è più un problema di religione o di non religione, non c'entra con la religione, è una questione di scienza. E sempre per darvi un'idea di quello che succede, prima delle 11 settimane dal concepimento, a 18-25 giorni dopo il concepimento il cuore già batte, a 6 settimane si può misurare la frequenza delle onde cerebrali, a 8 settimane gli organi interni sono funzionanti e le impronte digitali sono visibili, a 9 settimane il feto percepisce il dolore, il bimbo strizza gli occhi, ingoia, forma un pugno e sorride, il bimbo percepisce caldo, luce e rumore, il bambino pesa circa 30 grammi ed è circa 8 centimetri. Allora qualcuno, come ho sentito, mi potrà dire che non si può imporre ad una donna di partorire. Il diritto alla vita, perché qua parliamo di bilanciamento di interessi di un essere umano, vale più della libertà di scelta di un altro essere umano, altrimenti l'omicidio sarebbe legale. Diverso è dire invece che ci sono degli effettivi problemi di salute della donna, realmente gravi e proporzionati al tipo di soluzione, e che quindi impongono l'applicazione del principio generale dello stato di necessità previsto all'articolo 54 del Codice Penale. Nei confronti di una donna, quindi, quando parliamo, dobbiamo sempre parlare di una donna in gravidanza, dobbiamo sempre parlare di due vite, le quali devono essere entrambe preservate e rispettate, poiché la vita è un valore assoluto. Il diritto alla vita è un diritto fondamentale. L'aborto non è mai una soluzione e non lo è neanche il diritto di decidere delle donne, perché non può esserlo neanche per legge. E non può esserlo perché quando la legge permetteva di decidere sulla vita, sulla morte degli schiavi o della propria moglie o dei propri figli, non esisteva comunque il diritto umano a decidere sulla vita di un'altra persona. Anche allora era la negazione del diritto alla vita degli schiavi, delle donne e dei figli. Decidere di uccidere un altro essere umano è sempre sbagliato e non sarà mai un diritto. Trovo anche inverosimile la correlazione che è stata posta tra aborto illegale e aumento di aborti clandestini. In realtà, se una pratica è legalizzata, essa aumenta e si diffonde. Se è vietata, essa diminuisce. Banalissimo vedere come è successo, per esempio, sui caschi dei motorini, argomento molto più frivolo, se vogliamo parlare così, ma che ha salvato la vita a molti e a molte persone. In caso contrario, vorrebbe dire che il diritto penale non avrebbe alcun motivo di esistere, si dovrebbero legalizzare riviste e programmi pedopornografici per combattere la pedofilia o la vendita di superalcolici ai minori per evitare l'alcolismo minorile. Però quello che mi preme e che io trovo fondamentale è riflettere sui motivi che spesso e che la maggior parte dei casi portano all'aborto, alle donne a decidere di interrompere la gravidanza. E la maggior parte delle volte sono le questioni economiche. Questioni economiche sarebbero facilmente risolvibili con una politica sociale orientata alle famiglie. Vi leggo alcune percentuali di qualche anno fa, in cui gli aborti sono stati ripetuti il 24% del totale, di cui il 17% circa dalle donne alla seconda esperienza, 4,7 alla terza esperienza, 1,5 alla quarta, significa ripetuto così tante volte.
È molto difficile credere che in tutti questi casi di aborto ripetuto si possa parlare di serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, cosa che è richiesto nella legge 194, che invito tutti a leggere, 22 articoli il cui senso spesso è stato stravolto, ma che vorrei tentare di riproporre. E invece vi dirò di più, perché è proprio l'aborto, come è stato dimostrato da studi medici, che è una delle cause del peggioramento della salute della donna. È stato dimostrato infatti che aumenta il rischio di mortalità materna, cancro al seno, sindrome depressiva, nascite premature, infezioni all'utero, placenta previa. E allora continuo dicendo che l'atto fa riferimento al Consiglio d'Europa, sentenza che tra l'altro non è citata, magari in un atto che tocca un argomento così importante sarebbe stato il caso di citare il numero della sentenza. Ma ancora più particolare è che nessuno strumento di diritto internazionale sui diritti umani riconosce il diritto all'aborto. L'è intervenuta in questo ambito il ministro della giustizia spagnolo, Gallardón, il quale appunto ha ribadito che nessuna legge internazionale include l'aborto come un diritto. Sullo stesso filone è intervenuto Vladimiro Zagrebeschi, magistrato ed ex giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale ha affermato, e lo leggo, la Corte Europea ha affermato che in materia così delicata, legata come è a valutazione di natura etica, gli Stati hanno un margine di apprezzamento nazionale che giustifica l'adozione di soluzioni diverse. Essa, quindi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non ha mai affermato che esiste un diritto all'aborto, anzi ha negato che possa pretendersi una pura e semplice libertà di scelta da parte della donna. E ancora, Cesare Mirabelli, ex presidente della Corte Costituzionale, ha spiegato che la Corte Costituzionale ha sempre affermato che non esiste alcun diritto all'aborto e che vanno tutelati anche i diritti dell'embrione, non solo quelli della madre. Infine sottolineo come non ci possa essere affermazione più falsa, e che oggi invece viene spesso ripetuta, di quella che considera l'aborto una conquista femminista a cui non si può rinunciare. Ed è falso, soprattutto perché l'aborto è la garanzia ultima dell'irresponsabilità sessuale del maschio. Con l'aborto l'uomo è portato ad ignorare le conseguenze dell'attività sessuale confidando nella possibilità di abortire, scaricando sulla donna invece il peso morale, psicologico e sociale di questa decisione che porterà dentro per tutta la vita. Da quando l'aborto è legalizzato, ogni mese, forse non sui giornali ma nelle vite quotidiane, si sente quante donne sono spinte dai propri compagni ad abortire. Allora ci sarebbero tante cose da dire. Di sicuro, di certo, non spetta oggi, per il momento, a me legiferare in materia, ma spetta a noi discuterne. Perché vedete, io ricordo che nel 2013 Fratelli d'Italia propose in Parlamento una mozione per la corretta applicazione della 194. Io non so quanti di voi hanno letto gli articoli della 194, perché vedete, gli articoli della 194, a parte il fatto che all'articolo 4 prevede che l'interruzione nei primi 90 giorni può essere fatta se comporta un pericolo per la salute fisica o psichica della madre, ci deve essere un grave motivo. Io vorrei vedere quante volte si entra in un consultorio e si propone l'aborto come soluzione più semplice. Perché in realtà, vedete, articolo 1, si riconosce il valore sociale della maternità, tutela la vita umana dal suo inizio. Articolo 2, che è quello che si vuole modificare, si dice che nei consultori familiari le donne devono essere informate sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante. Si è consapevoli che il problema sono le norme che ci sono e un sistema di welfare a sostegno della maternità che non funziona. Devono i consultori, sempre familiari, contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. L'instabilità economica e sociale è una delle prime cause. Questa è la verità. E poi, ancora l'articolo 5 ripete, aiutarla a rimuovere le cause, è un fatto ricorrente, ma vi leggo anche l'articolo 7 della stessa legge citata, quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto,
L'interruzione di gravidanza può essere praticata, ovviamente fa riferimento all'articolo 6, quando ci sia grave pericolo per la vita della donna, e questo giustamente è un bilanciamento di interessi che, come detto, fa riferimento allo stato di necessità ex articolo 54 del codice penale, e il medico che segue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. Allora, nel 2013 Fratelli d'Italia propose la corretta applicazione della 194 in tema di prevenzione e di adozione di politica di incentivo e a sostegno della natalità e della maternità. Introdurre per esempio un quoziente familiare, potenziare asili nido, applicare un'aliquota IVA agevolata al 4% sui prodotti per la prima infanzia. Fratelli d'Italia ha chiesto di sostenere iniziative che diano un'alternativa all'aborto con la creazione, per esempio, di ulteriori centri di aiuto per accogliere e sostenere le donne nella loro maternità. Quante madri sole non sanno dove andare, non sanno a chi rivolgersi? Creare attraverso attuare forme di sostegno economico erogate direttamente alle madri. Proporre politiche abitative per favorire i nuclei familiari o le madri sole. E ovviamente avere maggiore possibilità, maggiore flessibilità nei congedi parentali e certezza sul posto di lavoro. Beh, in questo caso il Partito Democratico insieme a SEL ha votato contrario. Allora, proprio lì dove si dovrebbero sostenere le classi più deboli, le fasce più deboli, è proprio lì che poi però viene a mancare il sostegno quando ci sono delle proposte in quella direzione. Allora servono mozioni a sostegno della natalità, non il contrario. Leggetela la legge, prevede l'aborto come ultima soluzione nel caso in cui la donna sia in grave pericolo di vita o nel caso in cui ci siano delle conseguenze dannose per la donna. Ma lì è un altro discorso. Lì siamo nell'ambito dell'articolo 54, stato di necessità, leggete anche quello, vi invito a farlo. In conclusione, vedete, alle richieste del Partito Democratico, tese evidentemente a favorire nei concorsi dei medici obiettori, e lo ripeto, tanti medici obiettori non sono cattolici, ce lo vogliamo chiedere il perché di questo? Se si è arrivati al 70%, un motivo ci sarà. E soprattutto, come viene scritto, si chiede l'attivazione del percorso per l'interruzione di gravidanza, come se a stravolgere in qualche modo quello che invece deve essere l'ultimo passo, quello più estremo. E allora Fratelli d'Italia risponde a queste richieste credendo in un sistema, come è stato prima esposto, socio-assistenziale a sostegno della maternità, a sostegno della famiglia. Crediamo nella vita ed in tutte quelle iniziative tese a far superare alla donna le incertezze sul futuro che sono causate da condizioni e situazioni economiche e sociali instabili. Pertanto io vi ricordo che la vita è una, che la vita è sacra e ci troverete sempre schierati a difenderla. Grazie. Altri interventi? Consigliera La Zazzera. Grazie Presidente. Niente, anch'io ribadisco che comunque la vita è sacra ed è una per tutti, però volevo dire che la legge 194 è stata una legge a tutela della donna e della maternità. La ragione non era incidere positivamente sul numero degli aborti, ma togliere le donne dalla clandestinità e garantire quindi una tutela affettiva per i rischi connessi all'aborto clandestino. Oggi 8 medici su 10 sono obiettori di coscienza. Il fenomeno è molto serio perché a distanza di quasi 40 anni l'Italia potrebbe tornare o sta tornando verso l'aborto clandestino, che è una cosa bruttissima. L'aumento degli obiettori di coscienza tra i medici, tra ginecologi e anestesisti colpisce in modo drammatico il senso della legge 194, che per noi è invece è stata un salvavita.
e dovrebbe essere lo Stato, e ribadisco lo Stato, le ASL e le regioni ad intervenire per garantire che in ogni ospedale ci sia un numero sufficiente di medici non obiettori pronti ad applicare questa formula di tutela o che ci siano consultori con personale qualificato pronti ad assistere le donne che vogliono procedere con un'interruzione di gravidanza. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, consigliere Toti. Io concordo assolutamente rispetto alla piena applicazione della legge 194, però io la vedo in altro modo rispetto alle indicazioni che dà il Partito Democratico in questa proposta di risoluzione, in quanto per me il tema centrale è quello di evitare l'aborto. Purtroppo ci avevamo nel passato, io ero ragazzo, ricordo gli aborti clandestini, e rispetto a questo è una piaga fortissima per il nostro paese. Però ecco, la 194 deve essere una legge soprattutto a tutela della maternità. Io la vedo in questo senso, e in questo senso vedo fondamentale il ruolo dei consultori familiari, che devono essere vicino a quelle che sono le situazioni tante volte disperate delle donne che si rivolgono a questi consultori. Perciò crediamo prioritario il ruolo della Regione rispetto a questo. La Regione deve mettere in campo risorse che devono essere tese a rimuovere gli ostacoli e le difficoltà economiche e sociali che in molti casi, in tantissimi casi, portano all'interruzione della gravidanza. Purtroppo la parte della legge a tutela della maternità viene spesso vista come un preambolo marginale, mentre rappresenta la vera sfida di una politica tesa al bene di tutti, a partire senz'altro dai più piccoli e indifesi. E io rispetto anche, e questo io ho visto che nella risoluzione quasi c'è una criminalizzazione dei obiettori di coscienza. Gli obiettori di coscienza devono essere rispettati, come obiettori di coscienza non ci stanno soltanto per il discorso dell'aborto, ma ci stanno in tantissimi casi rispetto ai servizi che dà lo Stato e che deve dare lo Stato. Perciò questa obiezione di coscienza rispetto alle pratiche dell'aborto deve essere considerata e rispettata. Certamente deve essere anche rispettata la legge 194, però ecco, bisogna trovare per me il giusto equilibrio e mettere, come ho detto in precedenza, al centro la tutela della maternità. Ci sono altri interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Oggi ci troviamo ad affrontare un argomento di notevole importanza al quale abbiamo ritenuto di dedicare la massima attenzione. Questa proposta di risoluzione è stata presentata il 5 dicembre dal Partito Democratico e trasmessa successivamente ai gruppi. In qualità di Presidente della Commissione Politiche Sociali ho provveduto tempestivamente ad inserirla nell'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione, e così dopo 3 giorni lavorativi dal deposito è stata discussa. Successivamente, a seguito della sospensione dei lavori per le festività e stante la necessità di approfondire questo atto importante nel dettaglio, il 1 febbraio si è proceduto all'espressione parere da parte della Commissione. In quell'occasione il nostro gruppo, ritenendo la proposta condivisibile ma da rivedere relativamente alla parte del dispositivo, ha deciso di astenersi per ulteriori riflessioni, le quali poi hanno generato i due emendamenti che abbiamo provveduto a depositare oggi.
che come da regolamento saranno sottoposti all'attenzione e al voto di questo Consiglio al termine degli interventi prima della discussione generale. Ci sarà successivamente la possibilità di illustrare gli emendamenti, ma vorrei comunicare che fa piacere che il PD abbia preso spunto da uno dei nostri emendamenti parlando di conferenza locale, sociale e sanitaria, mai menzionata prima né in commissione né all'interno dell'atto stesso. Quindi diciamo, stante la sensibilità dell'argomento, procederemo all'illustrazione di questi due emendamenti effettuando un correttivo su quello che per noi sono le correttezze da esprimere, scusate il gioco di parole, all'interno degli impegni dell'atto stesso. Grazie. Altri interventi? Consigliera Vitrotti, mi sembra di ricordare che il relatore può fare l'intervento solamente alla fine della discussione, giusto? Quindi se ci sono altri interventi ditelo, perché altrimenti lascio la parola alla consigliera Vitrotti. Sì, ha facoltà di parola. Grazie. Intanto, prima di arrivare agli emendamenti che non ho avuto la fortuna di leggere, invece le do una notizia, però c'è una differenza rispetto a quello che ho sentito fino adesso negli interventi che mi hanno preceduto, perché un conto è parlare di sostegno alla maternità, un conto è parlare invece di sostenere la necessità di una scelta libera da parte delle donne di poter intervenire in modo volontario, quindi cercando di portare avanti oppure no la gravidanza. Sono due cose diverse. E a chi faceva riferimento ad una proposta di legge su cui il Partito Democratico ha votato contro, ricordo che ognuno si presenta le sue di leggi. E noi su maternità, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e tutto quello che può tutelare la donna, sia dalla maternità fino ad arrivare alle dimissioni in bianco, atto votato appunto poco tempo fa, ci hanno visto sempre in prima linea. Però un conto è voler fare confusione su quello che invece è l'obiettivo di questa risoluzione. Non si rivendica la scelta o meno di tutelare l'aborto, e nessuno dice che l'aborto è la via migliore o più facile. Anzi, è nel dolore di quella scelta che si chiede che vengano tutelati quei servizi essenziali e di primaria vicinanza alla cittadinanza in cui si può accompagnare quella scelta. È una cosa molto diversa, e mistificare la realtà è ancora più grave in questa occasione. Pertanto, si rivendica quel supporto psicologico necessario nel dolore di quelle donne che decidono di intervenire volontariamente sulla gravidanza, non altro. E la legge l'abbiamo letta tutti, e tutti ci siamo resi conto, forse dopo 40 anni, che ci sono dei limiti, perché forse c'è quella piena applicazione che tutte le donne si aspettavano, che invece viene in un modo o nell'altro, con un espediente o con un altro, perché qualcuno prima magari ne faceva velatamente un riferimento, qualcuno pensa di poter tutelare o criminalizzare i medici obiettori. Nessuno vuole criminalizzare i medici obiettori, ma non si può neanche pensare che si fa un giro, una mobilizzazione da parte dei medici obiettori e si salvano così delle donne, si mette a riparo così questa legge, perché questa è una presa in giro. E non riconoscere il fatto che ci sono dati alla mano che ci dicono che purtroppo la maggioranza di dottori è un obiettore di coscienza, vuol dire non tutelare questa legge, non tutelare le donne che se ne vogliono fare carico invece. Quindi non c'è un fatto di criminalizzazione, c'è un fatto di vedere le cose per come realmente stanno, perché così si dovrebbe intervenire. Quando c'è un problema si cerca in un modo o nell'altro di potervi porre un rimedio. Rispetto agli emendamenti io non mi pronuncio, però ricordo, perché poi alla fine io, diciamo, l'ultima commissione è durata un quarto d'ora, il tempo di un'espressione di parere. E mi dispiace perché, e lo dico non per polemica, però richiedendo
approfondiamo insieme, magari facendo un'audizione dei consultori di zona, cercando di portare quelle associazioni che già affrontano quotidianamente la questione, mettiamole intorno al tavolo insieme a noi all'interno della commissione. Questo non è avvenuto. E non è un problema, non c'è neanche un motivo per risentircene. Però è così, è successo. E a me non interessa se dopo 3 giorni viene o meno calendarizzata, mi interessa il fatto che questa proposta forse meritava qualche approfondimento in più. Questo non è avvenuto, a me, diciamo sinceramente, dispiace. Il fatto è che poi alla fine non si può pensare che siccome le cose vengono proposte e quindi si potrebbe tutto impapocchiare in seguito, allora poi alla fine insomma, il modo per metterci una toppa la troviamo. Non è così. Potevamo ascoltare le realtà locali che sono presenti sul nostro territorio, le potevamo mettere insieme a noi e capire con loro quali erano le criticità che si trovano a livello locale, cosa si fa già nei consultori. Ho fatto un esempio molto importante in una discussione della Commissione sul centro ostetrico che è aperto a Viale Bruno Rizzieri, è un punto all'avanguardia, è un consultorio che è attivo nel nostro municipio, è un consultorio che può dare delle risposte concrete. Potevamo ascoltarle, il responsabile di zona dei consultori, non l'abbiamo fatto. Allora, a me va bene tutto, io rispetto qualsiasi cosa, però per favore, quando siamo qui e raccontiamo le cose, non ce le raccontiamo sempre a nostro vantaggio. Vi ringrazio. Bene, ci sono dichiarazioni di voto? No, bisogna passare. E ce ne sono due. Allora, ce ne sono due e uno è sostitutivo e uno è aggiuntivo. Allora, chi è che illustra? Presidente, ci sono gli atti? Ah, ci sono, qui. Datelo a loro se l'avete, perché voi lo sapete, le conoscete. Allora, chi è che vuole illustrare gli emendamenti? Io vi ricordo, sono praticamente un emendamento sostitutivo ed uno aggiuntivo. Li vorrei discutere, se ci riusciamo possiamo fare una discussione unica. Allora, se volete lo leggo pure. Il primo è il sostitutivo è quello che inizia con: in qualità di membro della conferenza locale sociale e sanitaria della ASL Roma 2, a richiedere al direttore generale della ASL Roma 2 e alla giunta regionale del Lazio di garantire la piena applicazione della legge numero 194, e quindi è quella fino questo testo fino a nel rispetto delle scelte della salute delle donne. È invece quello aggiuntivo, quello che aggiunge un punto all'elenco, ed è: a contrastare il fenomeno dell'aborto clandestino, a tutelare la salute delle donne costrette a ricorrere a questa pratica, nonché ad incentivare la denuncia dei cittadini nei confronti di strutture e persone che eseguono la pratica clandestina. Quindi adesso la presentazione al consigliere Guido. Quindi intanto, Presidente, vorrei chiedere se posso accorpare la discussione.
non so se sommando anche il tempo a questo punto si può fare? Sì, sì. Vabbè, io ringrazio intanto la Presidenza, i cittadini presenti e i colleghi. E come gruppo 5 Stelle presentiamo due emendamenti. Il primo è sostitutivo, il secondo è aggiuntivo. Allora, di fatto vorrei cominciare a dire che condividiamo in larghissima parte l'atto del Partito Democratico. Questo è il motivo per cui nei nostri emendamenti non si è toccato il testo del Partito Democratico. Quello che abbiamo cercato di fare soprattutto con l'emendamento sostitutivo è dare più incisività all'atto in merito alle competenze municipali, in modo che io spero che l'atto possa essere condiviso anche dalle altre forze politiche, cioè dico da tutto il Consiglio e all'unanimità, in modo che la Presidente di Municipio possa avere più forza con un atto votato dal Municipio per l'appunto per andare nelle sedi preposte e a ottenere qualche risultato, diciamo, perché come era impostato l'atto negli impegni si rivolgeva, cioè dava un impegno al Presidente di rivolgersi presso le sedi competenti, eccetera. Noi abbiamo voluto cercare di specificare quali sono queste sedi competenti, cioè in modo che poi con una votazione, io spero più condivisa possibile, ci sia maggiore forza per andare lì a puntare. Quindi essenzialmente è un impulso all'incisività e non tanto al contenuto, che in larga parte, come ripeto, condividiamo. Nell'emendamento sostitutivo infatti è stata inclusa anche la parte che è il fulcro poi del primo punto degli impegni, che era quello del Partito Democratico, di fatto, quindi l'abbiamo integrato, cioè specificando però c'è l'area di competenza del municipio. E poi invece c'è l'ultimo punto degli impegni che siamo andati ad aggiungere. Essenzialmente c'è questo emendamento che adesso leggerò, ma li leggerò tutti e due adesso. C'è questo secondo, mira a contrastare il fenomeno dell'aborto clandestino, che era già incluso in realtà nell'atto del Partito Democratico, nel visto, eccetera, però anche specificarlo negli impegni, secondo me può essere, anzi secondo noi può essere un punto a favore. Adesso, se siete d'accordo, io andrei a leggere c'è questi due emendamenti, facendo anche scorgere un po' se avete la pazienza di ascoltare questa cosa qua, e anche l'integrazione che abbiamo fatto al primo punto degli impegni del PD, cioè cambiando di fatto la struttura degli impegni, come adesso vedremo. Allora, il testo originario cioè di questi impegni da parte del Partito Democratico ci riportava il seguente testo: a farsi, quindi c'è che il Presidente è l'assessore competente, c'è che il Municipio Settimo impegna il Presidente e l'assessore competente a farsi promotore presso le istituzioni competenti affinché sia garantita la piena applicazione della legge 194 al 78 su tutto il territorio, nel pieno riconoscimento della libera scelta e del diritto alla salute delle donne, assumendo tutte le iniziative nell'ambito delle proprie competenze. Con l'emendamento sostitutivo il nuovo testo sarebbe, quindi c'è sempre il Municipio Settimo impegna il Presidente e l'assessore competente in qualità di membro della conferenza locale, sociale e sanitaria dell'ASL cioè di Roma 2, e a richiedere al direttore generale dell'ASL cioè di Roma 2 e alla giunta regionale cioè del Lazio di, e qui riprendiamo il testo del Partito Democratico, cioè di garantire la piena applicazione della legge numero 194 del 78 su tutto il territorio, noi abbiamo aggiunto di competenza, cioè nel riconoscimento della libera scelta e del diritto alla salute cioè delle donne. E poi c'è la parte aggiunta sempre a noi, sollecitando altresì i suscitati soggetti istituzionali, che sono la Giunta Regionale del Lazio, che sono il direttore della c'è di Roma 2, cioè a fare che cosa? C'è gli altri punti dell'impegno che già erano presenti, quindi ad attivarsi nell'ambito delle proprie competenze per assicurare la presenza nelle strutture sanitarie, eccetera, eccetera, cioè ad attivarsi perché l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica sia garantita come opzione a tutte le donne, eccetera.
e ad assumere iniziative per valorizzare e ridare piena centralità e ai consultori familiari quale servizio fondamentale c'è da attivare la rete, eccetera. E poi c'è il nostro l'altro emendamento, quello aggiuntivo, che va, diciamo, è al termine della nuova formattazione qui degli impegna, c'è che dice a contrastare il fenomeno dell'aborto clandestino e tutelare la salute delle donne costrette a ricorrere a questa pratica, nonché ad incentivare la denuncia dei cittadini cioè nei confronti di strutture e persone che seguono la pratica clandestina. Io vorrei anche spiegare il motivo dell'astensione in commissione, è questo, perché noi volevamo puntare a una maggiore incisività in modo da dare come consiglio maggiori mezzi al Presidente di Municipio per andare nella conferenza sociale, locale, sociale e sanitaria, dove, come ha già ricordato la consigliera Vitrotti quando ha presentato l'atto, è suo ruolo, quindi essere membro lì, quindi può presenziare il Presidente del Municipio o suo delegato all'interno di questa conferenza, e lì può prendere contatti, cioè, come diciamo qui, sollecitando tutte le figure che effettivamente possono risolvere tutti questi problemi che sono stati elencati. Quindi c'è semplicemente stata una specificazione, cioè, nell'atto di competenze, quindi anche nell'eseguibilità c'è degli stessi punti. Però sostanzialmente siamo d'accordo con l'atto, tanto che abbiamo emendato non modificando di fatto il testo del Partito Democratico. Una sola cosa volevo dire sul terzo punto, cioè aggiornato degli impegna, anzi no scusate, sul quarto punto aggiornato degli impegna, che però è il testo del Partito Democratico, quando si dice ad assumere iniziative per valorizzare e ridare piena centralità ai consultori familiari, cioè quale servizio fondamentale nell'attivare la rete di sostegno per la creazione responsabile, nonché strutture assistenziali per l'attivazione del percorso per l'introduzione volontaria di gravidanza, cioè nel rispetto delle scelte e della salute delle donne. Io ritengo questo punto abbastanza importante, perché i consultori familiari sono vuoti, nel senso che se una donna vuole andare per un supporto psicologico o per trovare un ginecologo, cioè non è raro che entra e non li trova. Quindi per me questo è un punto, io credo, spero che con questa votazione di quest'atto, così come modificato, con questo grado di incisività, il Presidente del Municipio possa avere c'è la forza di influire su queste scelte, che poi sono i punti su cui stiamo ragionando in questa seduta di Consiglio, nonché nella seduta di Commissione precedente, nonché nella seduta di Commissione di dicembre. Grazie. Sì, si apre il dibattito, ricordo che ogni gruppo consigliare può intervenire per 5 minuti. Ci sono interventi? Consigliere Toti? Sì, io non sono d'accordo rispetto a questo. Io ho ribadito nel mio intervento che un momento essenziale deve essere la tutela della maternità. Il discorso di mettere in campo risorse per rimuovere gli ostacoli e le difficoltà economiche che portano all'interruzione della gravidanza, purtroppo questo non viene minimamente ribadito rispetto all'obiezione di coscienza. Io l'ho detto in precedenza, qualcuno che mi ha preceduto ha detto della sofferenza delle donne, io penso che i medici che non sono d'accordo e sono obiettori non sono dei robot. Se che anche loro abbiano un cuore, abbiano difficoltà comunque a fare una cosa che procura sofferenza ad altri, e penso che anche loro possono essere minimamente o meno però toccati da un discorso del genere. Stiamo facendo una discussione unitaria, giusto? Sì. Sì. Allora, considera Cercone, sì. Presi singolarmente, Fratelli d'Italia in realtà sul primo, che è quello sostitutivo,
si asterrà perché sì, sono in realtà semplicemente delle aggiunte a sostegno delle richieste su cui non siamo d'accordo. Siamo invece d'accordo nel contrastare il fenomeno dell'aborto clandestino e tutelare la salute delle donne, come è stato scritto, lo riteniamo importante, quindi questo emendamento voteremo favorevolmente. Il problema è che inserito, e questo lo ribadirò dopo quando ci sarà la dichiarazione di voto finale sull'atto, di un elemento che è estrapolato, perché forse non ci siamo accorti che stiamo parlando di piena modifica all'articolo 2 della legge 22 maggio 1978 numero 194, cioè noi stiamo andando a modificare quel preciso articolo. Noi lo sosteniamo, qua c'è scritto modifica all'articolo 2, l'ha scritto il PD che oggi dice lo sostiene, poteva scrivere diversamente se pensava che il termine è diverso, c'è differenza tra modifica e sostenere, tra modificare e sostenere. Comunque, a parte questo, c'è scritto disposizioni, e leggo sempre l'oggetto, è disposizioni concernenti i requisiti per il conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa nell'area di ginecologia ed ostetricia. Leggiamoli gli oggetti perché sono molto importanti, perché vedete, io insomma come esponente di Fratelli d'Italia sono fortemente a favore di questo contrasto del fenomeno, ma in questo dispositivo, se leggete tutto il resto, c'entra ben poco, perché si chiede altro. Grazie. Allora, consigliera, ho visto. No, era insieme. Lei, se lei non aveva compreso, possiamo. Ok, perfetto. Allora, consigliera Vitrotti. Allora, do anche dei riferimenti specifici. Invito la consigliera che mi ha preceduto ad andarsi a studiare l'atto numero 3968 presentato il 7 luglio del 2016, così come l'atto numero 3971 dell'11/7 del 2016, che diciamo sono così riportati, virgolettati all'interno dell'oggetto, e che sono poi sintetizzati all'interno dell'atto con diciamo un impegno che è abbastanza chiaro. Però andiamo agli articoli, agli emendamenti. Io lo ringrazio, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, perché credo che invece si sia compresa la difficoltà che c'è stata in commissione di diciamo forse di non aver trovato una sintesi adeguata già lì, che però mi sembra che invece venga colta all'interno di questo emendamento. Parlo del primo, quello sostitutivo, proprio perché diciamo, se questo lo potevamo fare già appunto in quella sede, però insomma aver voluto superare il dibattito che si era diciamo così incentrato più che altro su quello che è di competenza di chi e di qualcuno, e che potevamo chiedere meglio a qualcuno o a qualcos'altro, visto che noi governavamo lì piuttosto che dovevamo andare lì, superato questo, che diciamo ha portato invece il livello diciamo non troppo alto rispetto all'atto invece, e a quello che questo atto si vuole invece sollecitare, credo che invece l'emendamento oggi presentato colga perfettamente la necessità di concretizzare quest'azione, di farlo con le competenze, noi questo avevamo scritto, quindi adottando gli strumenti che sono di competenza dell'amministrazione locale, e questo è anche uno spunto così per relazionare rispetto a quello che avviene nella conferenza sanitaria locale, perché ricordo che è lo strumento che appunto c'è di diritto la presenza della presidente o dell'assessore competente, insomma, nel tavolo della conferenza sanitaria locale della ASL di competenza, e è proprio in quella sede che appunto molto spesso ci si può confrontare su alcune questioni, sulle trasformazioni che sono in atto, in particolare la nuova ASL Roma 2, e quindi cercare lì in quella sede di poter sollecitare tutte le necessarie competenze e le istituzioni preposte per quanto da noi richiesto all'interno dell'atto. Mi rivolgo subito, diciamo, faccio subito una
osservazione sull'ultimo punto citato, credo che sia, diciamo, una ulteriore volontà di contrasto rispetto a uno dei fenomeni che purtroppo, come prima diceva la consigliera presidente della commissione delle elette, purtroppo si rischia di ritornare ad una situazione difficile, per cui voler avanzare piuttosto e quindi già contrastare un fenomeno che anche i dati ci dicono può essere di nuovo allarmante, credo che sia assolutamente accoglibile a completare un atto che, al di là di quello che si vuole far intendere, invece non è, diciamo, confusionario o diverso rispetto all'impegno. L'impegno è chiaro, le proposte anche, tra l'altro ricordo che c'è un impegno abbastanza trasversale rispetto a questo a livello parlamentare, e ricordo inoltre che siccome la 194 è stata una battaglia di civiltà che hanno votato alla fine tutti, anche quelle parti di società più dolorose e che hanno accettato con più facilità invece quello che purtroppo la realtà, diciamo, portava ai loro occhi, siccome su quella battaglia si è andata oltre la barriera politica e si è andato invece a cogliere quelle che erano le necessità di tutela delle donne, del corpo delle donne e della loro volontà di scegliere. Non c'entra niente tutelare la maternità o fare delle politiche di sostegno per la maternità, perché queste ben vengano e vengano dopo. Prima di tutto c'è la scelta autonoma di una donna di fare una scelta prima di tutto in sicurezza, che metta a riparo lei piuttosto che andare a finire in situazioni che purtroppo mettono in difficoltà le donne prima di tutto. Se si ritorna a questo e quindi si è di nuovo in grado di fare delle battaglie di civiltà come queste, credo che sia un segnale importante per il nostro paese. Poi se questo oggi viene dal basso, viene da questo municipio, credo che sia altrettanto importante, e credo che non arriverà mai non sarà mai troppo poco il movimento che dal basso si può portare anche nelle istituzioni più alte competenti, per dire che qualche cosa all'interno dei territori si può fare, anche facendo riferimento a tutte quelle situazioni di difficoltà che quotidianamente invece registriamo anche nelle nostre strutture locali. Grazie. Allora, ci sono altri interventi? Io nel frattempo chiederei, se è possibile, al consigliere Giuliano di sostituirmi, scusate, necessità impellente. E Andrei. Allora, eravamo rimasti appunto chi deve intervenire nella discussione, il consigliere principato, sì. Oppure c'era prima la... Uno per gruppo. Uno per gruppo, ok, consigliere principato, ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Come già detto, la risoluzione del PD, dopo aver illustrato vari antefatti sull'obiezione all'interruzione volontaria di gravidanza, sulla legge 194 e sull'aborto clandestino, termina in sintesi con una richiesta di azioni da parte del municipio che, come abbiamo già visto, sono però quasi per intero di competenza del sistema sanitario regionale, quindi della giunta a guida Zingaretti, Partito Democratico, e nella fattispecie del nostro territorio dell'ASL Roma 2, il cui direttore generale era dottoressa Floride Grassi, nominata anche lei dal presidente Zingaretti. Ma diciamo che questa è un'altra storia, per la quale troverete in rete informazioni a sufficienza. Stante la richiesta di discussione e dichiarazione di voto su entrambi gli emendamenti in maniera accorpata, aggiungerei che per sottolineare l'inserimento dell'ultimo punto da parte nostra all'interno del dispositivo, vorrei ricordare che il decreto legislativo 8 del 2016 in materia di depenalizzazioni ha scaturito un passaggio dell'ammenda per la donna che abortisce clandestinamente
dall'importo simbolico di 52 euro indicato dalla 194 ad un importo che va dai 5 ai 10.000 euro. Perciò la sanzione prevista dal decreto legislativo 8/2016 potrebbe rappresentare un deterrente rispetto all'eventuale ricorso a cure mediche urgenti da parte della donna in seguito a complicanze dovute all'aborto clandestino, con conseguenze anche potenzialmente fatali. Quindi diciamo che siamo anche noi convinti del fatto che sia importante tutelare la salute della donna ed evitare che si possa arrivare ad un rischio di questo tipo, quindi cercare di disincentivare il più possibile questo tipo di procedure clandestine. Grazie. Ok, grazie al consigliere Piscivato. Quindi mi sembra che abbiamo concluso le dichiarazioni di voto per quanto riguarda gli emendamenti. No, dico per gli emendamenti, no? Quindi adesso si passa al dibattito. Adesso si passa alla dichiarazione di voto. Dico, abbiamo finito la discussione degli emendamenti, adesso passiamo a votazione degli emendamenti. Ovvio. È la sedia che è molto bassa. Devo dire alla Presidente di alzarla perché mi sento un po'. Assessore, grazie di essere qui. Ok, quindi andiamo per la votazione. Chi è favorevole? Di chi? Scusatemi. Vicepresidente, sono 15 anni che sta qua dentro, ancora non siamo in grado di condurre un'aula. Grazie. Ma sono stato, come si dice, alunno di un altro grande presidente, per cui ecco questo è... Ecco, quello no. È il momento che non ha capito niente. Bravo, esatto. Per cui, allora, sono entrato in corsa, quindi dovrei capire come siamo messi. Dichiarazione di voto degli emendamenti. Abbiamo fatto. Quindi, votazione degli emendamenti. Sostitutivo. Allora, votazione sull'emendamento sostitutivo. Chi è favorevole? No, abbiamo fatte. Mi dicono che abbiamo fatto dichiarazioni di voto di tutti i gruppi. Allora, visto che c'erano due fasi diverse, polo sinistro e polo destro, quindi adesso abbiamo centralizzato, quindi ci dovrebbe essere dichiarazione di voto degli emendamenti, quindi del primo emendamento, ok? Quindi, visto che, quindi chi fa la dichiarazione di voto sul primo emendamento? Sì, io... Ah, pensavo che poi mi avete chiesto, non lo facevate, alla fine... No, ecco. No, dichiarazione di voto perché... Voglio dire, prima c'è stato il dibattito che era sia sul sostitutivo e sia sull'aggiuntivo. Io pensavo che ci fossero invece dibattiti diversi sul... si è fatto tutto insieme, perciò ecco, devo chiarire anche rispetto a quello che ho detto. Rispetto perciò al sostitutivo io mi astengo proprio perché... Qualcuno parlava di battaglia di civiltà senz'altro, la condividiamo, siamo stati favorevoli tutti quanti, come ha detto qualche consigliere che mi ha preceduto sulla 194, è stata approvata nel 78, però ecco, voglio dire che battaglia di civiltà significa anche tutela della maternità, questa non si può dimenticare perché io in questi punti purtroppo, anche se qualcuno dice che comunque è nelle cose e dobbiamo... praticamente pensare prima all'aborto e ci pensiamo anche a questo, purtroppo ci dobbiamo pensare perché è veramente una grossa sofferenza per le donne un discorso di questo tipo, però non possiamo ecco, negare o comunque dimenticare l'altro discorso e qui viene dimenticato del sostegno alla famiglia, che in molti casi questo sostegno economico e sociale che manca purtroppo del Paese, per responsabilità di tutti, non dice a destra, a sinistra, a centro, e rispetto a questo tante donne sono costrette per questo anche a interrompere la gravidanza. Questo purtroppo non c'è. Allora dico, per questo noi ci astediamo rispetto a questo punto. Grazie consigliere Todi. Altre dichiarazioni di voto per l'emendamento sostitutivo? Gli altri gruppi? Non ci sono? Quindi andiamo alla votazione di questo emendamento sostitutivo, primo emendamento. Chi è favorevole?
come mi pare. Allora, contrari? Astenuti? Allora, adesso non me fregate. Dichiarazione di voto per il secondo. Va bene, l'esito mi sembrava ovvio e comunque non è stato approvato. Sì, diciamo anche i numeri, mo ci li danno. È stato approvato, dico, non ci danno i numeri. Quattordici voti favorevoli e tre astenuti. Emendamento approvato. Adesso andiamo per il secondo con la dichiarazione di voto. Chi vuol fare dichiarazione di voto per il secondo emendamento, che è quello aggiuntivo? Nessun gruppo politico? Ok, allora andiamo alla votazione. Chi è favorevole? Devo chiedere pure chi è contrario, chi è astenuto, e quindi l'emendamento è stato approvato con 16 voti favorevoli. Ora passiamo adesso alla dichiarazione di voto dell'atto emendato. Quindi chi fa la dichiarazione di voto? Consigliere Cerconi, ne ha facoltà. Grazie vicepresidente. Ah no, niente. Vado, eh? Sì. Allora, come ribadito durante la discussione, l'oggetto della risoluzione riporta appunto la modifica all'articolo 2, nonché le disposizioni concernenti i requisiti per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa nell'area di ginecologia e ostetricia. Fratelli d'Italia voterà contrario e quello che chiedo è che si ragioni su quello che si intende fare, perché io credo che l'emendamento, che per esempio ho votato favorevolmente, del Movimento 5 Stelle sia corretto, ma che non abbia nulla a che vedere con le intenzioni di questo atto. Mi spiego meglio. Qui si parla di voler imporre ai medici di essere non obiettori, tant'è che si parla appunto di requisiti per il conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria. Cioè, come vogliamo noi garantire medici non obiettori? Con concorsi dedicati? Con incarichi ad hoc? In tal modo imporremo a molti che pur di lavorare possano rinnegare ciò in cui credono. E io la trovo questa una violazione del principio di uguaglianza, ma soprattutto di non discriminazione per i propri valori etici. Pertanto Fratelli d'Italia non può essere assolutamente d'accordo. Grazie consigliera. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti, lei. E anche Roma Popolare non è d'accordo. L'ho detto già nell'intervento, mi ripeto, ma non ci sarebbe bisogno, voglio dire, per noi deve essere al centro sia il discorso del evitare il più possibile questo strazio, questa sofferenza alle donne, ma soprattutto evitarlo attraverso la tutela della maternità. E significa un ruolo forte della Regione e anche a livello nazionale per altre cose, rispetto alla rimozione di questi ostacoli che creano, che danno purtroppo difficoltà economiche, purtroppo sociali, che proprio queste causano spesso e sono motivi di interruzione di gravidanza. Perciò la centralità di questo tema, che io non vedo centrale in questa risoluzione, anche non lo vedo per niente. E voglio dire, altro è anche, e l'ho detto in precedenza, il fatto che mi sembra una guerra nei confronti delle obiettori di coscienza e rispetto alle
pratiche che purtroppo alcuni dovrebbero essere costretti a fare e non fanno. Ecco, come ho detto in precedenza, non penso che siano robot. Se c'è sofferenza nelle donne, c'è tantissimo. Io penso che anche persone che in questo caso svolgono il ruolo di medici e sono obiettori di coscienza debbano essere rispettati, e questo anche è una battaglia di civiltà. Perciò voto contrario. Ok, altre dichiarazioni di voto? Partito Democratico, consigliere Vitrotti. Grazie. Ovviamente siamo favorevoli, avendo presentato l'atto, e abbiamo accolto anche favorevolmente, diciamo, gli emendamenti che sono stati qui presentati. Lo dicevo all'inizio, purtroppo oggi ci troviamo a dire che dove è previsto un diritto però deve esserci anche l'assicurazione che esso sia garantito. E se questo purtroppo non avviene, se questa legge non viene purtroppo oggi osservata, applicata così come dovrebbe, è un passo indietro che non ci possiamo permettere. Per tutto questo ritengo che sia assolutamente fondamentale la risposta della nostra città e dei suoi municipi attraverso tutte quelle azioni che riterrà utile sia questo municipio che gli assessorati e la sindaca stessa intraprendere da questo punto di vista, ordinare e cercare di dare piena applicazione è una questione giusta, soprattutto perché siamo la giustezza di questa legge, che vuole difendere e che non riesce a farlo perché purtroppo, lo vediamo, ci sono dei limiti purtroppo riscontrati, e quindi per fare questo ci deve essere la necessità di intervenire con una convinzione che va oltre le parti, che va oltre anche oltre gli equilibri politici. Detto questo, a Roma manca ancora un delegato delle ASL, può essere un'altra pedina importante, speriamo che arrivi presto, perché è un interlocutore per i municipi, è una persona che conosce le questioni locali e può essere anche investito di questa come di ulteriori richieste che questo Consiglio intende fare in materia di diritto e di difesa e di tutela delle donne. Grazie. Grazie consigliere Vitrotti, quindi manca eventualmente, ecco, dichiarazione del Movimento 5 Stelle, consigliere Principato. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, abbiamo ritenuto di impegnare la Presidente ad investire della questione la Conferenza Locale Sociale e Sanitaria, di cui è membro e che per legge regionale 18 del 94, cito, è proprio tenuta ad acquisire da sindaci e presidenti dei consigli municipali le indicazioni sui bisogni sanitari della popolazione. Vede articolo 14 e 13, comma 1, lettera E. La conferenza locale sociale e sanitaria trasmette le proprie valutazioni e propri suggerimenti al direttore generale e alla giunta regionale, che sono tenuti a fornire entro 30 giorni risposta motivata. Ci auguriamo quindi che le risposte dal direttore generale e dalla giunta regionale a guida del presidente Zingaretti arrivino presto, anche perché con quest'atto, a seguito delle votazioni che si sono appena svolte, tra chi fa le domande c'è proprio il Partito Democratico del settimo municipio, che con il voto evidenzia delle carenze a livello regionale, che governa. Per quanto precedentemente espresso, il Movimento 5 Stelle voterà a favore. Grazie. Ok, allora, finite le dichiarazioni di voto, devo sostituire la consigliera Trippudi, che vedo una rientrata, che prima era ascoltatrice, con il consigliere Lazzari.
Poi una precisazione, consigliere Vitrotti, lei ovviamente è favorevole all'atto perché non l'aveva detto, però io ancora stavo di là, quindi di qua, esatto. Ok, per precisazione, perché non lo chiedono gli uffici, quindi per correttezza. Quindi votazione adesso della risoluzione emendata, quindi complessiva. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Ok. Quindi l'esito della risoluzione, con tutta la contentezza del PD, è stato quindi approvato con 12 voti favorevoli e 3 contrari. Quindi passiamo quindi al terzo punto, mozione a firma dei consiglieri Candigliota, Guido, Principato, Lazzari, Cerconi, Giuliano, Toti, Lazzazzere, Alabiso, Dosatti, De Chiara, Zitoli, Triputi, Giannoni, Pompei, Ariano, Rinaldi, mi sembra che abbiamo detti tutti, avente ad oggetto organizzazione di iniziative culturali e di studio contro ogni forma di violenza in occasione del ricorrente giorno del ricordo, il 10 febbraio di ogni anno. Ok? Quindi illustra la mozione il consigliere Guido Roy, ne ha facoltà. Grazie Presidente, cittadini e colleghi, io spero che il Partito Democratico non vada via al momento della votazione di quest'atto. Vabbè, io presento una mozione che affirma di diversi gruppi politici all'interno di questo municipio, perché un argomento come fu quello per la giornata della memoria, anche questo per la giornata del ricordo, cioè in questo caso a ricordo per l'appunto di stragi come per la memoria era, cioè per l'olocausto, anche se i due eventi sono essenzialmente molto slegati tra loro e anche molto differenti. In generale questa è una mozione che è passata, che è nata di fatto nella commissione, poi i consiglieri che hanno voluto aderire hanno firmato. L'oggetto della mozione è organizzazione di iniziative culturali e di studio contro ogni forma di violenza in occasione del ricorrente giorno del ricordo, il 10 febbraio di ogni anno. Allora, importante dire che questo giorno del ricordo è stato istituito dalla Repubblica Italiana nell'anno 2004 e di fatto sta a ricordare tutte le tragedie e anche gli eccidi che da una parte e dall'altra hanno contraddistinto l'evento storico delle foibe. L'evento storico delle foibe cioè in realtà non si estrinseca e non si conclude solo a cavallo degli eventi tragici che hanno contraddistinto le foibe, quindi siamo tra il 43 e il 47 per intenderci, ma in realtà è solo il culmine di processi storici ben più lunghi, cioè addirittura secolari, cioè questo problema cioè di confine orientale tra le popolazioni che sono al di qua e al di là di tale confine. Ora, io penso che la strage delle foibe non deve e non debba essere strumentalizzata politicamente, quindi io escluderei ogni forma di compartecipazione sia da destra che da sinistra, che da centro che da sotto, perché stiamo parlando di stragi e la strage non ha nessun tipo di colore politico, come per il giorno della memoria anche lì non c'è nessun colore politico, non è possibile. Questo per dire che la evenienza infausta delle foibe e tutti i processi storici e a essa correlate è in realtà il frutto del male che è insito nell'uomo, nel senso che laddove ci sono evenienze che portano male e portano tragedie, l'uomo per sua natura evidentemente è portato non solo a ripetere ma anche a reiterare.
c'è questi mali. Quindi quello che chiediamo essenzialmente con quest'atto è di approfondire nell'anno che verrà, in occasione del prossimo 10 febbraio, delle sessioni di studio e di approfondimento anche tramite iniziative culturali eccetera, che permettano alle scuole soprattutto, quindi insomma ai giovani del nostro territorio, di comprendere questi complessissimi meccanismi storici, cioè partiti addirittura dal 600. Quindi è importante studiare queste cose qui per comprendere la motivazione che ha portato l'uomo a compiere queste tragedie di fatto. E poi in conclusione vorrei dire un'altra cosa, che in realtà la scelta della data nel 2004 da parte dell'allora governo, del 10 febbraio, in realtà serve a ricordare la tragedia delle foibe eccetera, però anche essenzialmente una data un po' fittizia, nel senso che il 10 febbraio è il giorno in cui sono stati stipulati questi trattati di pace detti di Parigi, dove di fatto c'è la spartizione territoriale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi tra parte vincente e parte perdente. Ma in realtà le foibe sono processi durati davvero anni, cioè mesi se non anni, cioè nel 43, nel 45, nel 47, addirittura l'esodo della popolazione istriana verso quello che poi sarà il nuovo confine italiano è terminato forse alla metà degli anni 50, quindi in realtà non è che stiamo a indicare un giorno preciso, è un giorno scelto, secondo me poteva essere scelto anche un altro giorno effettivamente. Per esempio a maggio ci sono molti eventi che ricordano, anzi no, che hanno interessato proprio questi processi storici, con il loro culmine per appunto nelle foibe, che sono queste cavità carsiche dove hanno gettato questi corpi straziati, e quindi dobbiamo solo qui, senza nessun colore politico, davvero dire basta a questa forma di tortura, e questo si fa attraverso la formazione e lo studio, ed è quello che auspichiamo con questo atto. Grazie. Grazie consigliere Guido. Si apre la discussione, chi vuole intervenire? Consigliera Cerconi, è a facoltà. Allora, come ogni anno, da quando Fratelli d'Italia è nata, ricorda il genocidio delle foibe e il genocidio di tanti italiani, che erano italiani di ogni... erano sacerdoti, erano ebrei, erano mamme, papà, figli. Io non so quanti di voi conoscono i numeri di questo genocidio, e si tratta di numeri importanti, ma soprattutto di un esodo di 350.000 persone, nostri connazionali. La verità è che purtroppo solo nel 2004 si è arrivato a riconoscere e a capire e a parlare di quello che era successo, quindi la verità è che per lungo tempo molti nostri connazionali hanno portato dentro questa indignazione per quello che era successo. Allora, non so neanche quanti di voi conoscono in realtà la storia di Norma Cossetto. Io vi leggo qualche riga perché credo sia importante ricordare quello che è successo e far capire la violenza con la quale le milizie titine si sono abbattuti contro quelli che erano appunto nostri fratelli italiani. Norma Cossetto era una ragazza di 24 anni, di San Domenico di Visinada, era una laureanda in lettere e filosofia presso l'Università di Padova, e in quel tempo ovviamente stava facendo una tesi che era l'Italia, l'Istria rossa, terra che era rossa non per il colore politico ma per la bauxite. E il 25 settembre del 43 un gruppo di partigiani irruppe dentro la casa della famiglia Cossetto, razzò ogni cosa, sparò sui letti per mettere paura a tutti i componenti, e Norma venne deportata prima nella ex caserma della Guardia di Finanza a Parenzo, insieme ad altri parenti e conoscenti.
Dopo una sosta di un paio di giorni, venne poi trasportata con un camion nella scuola di Antignana, lì vicino, dove iniziò il calvario e il martirio di Norma. Fu fissata al tavolo con alcune corde, venne violentata da 17 aguzzini e quindi gettata nuda nella foiba poco distante. Sulla catasta degli altri cadaveri venne lanciata come se fosse un masso. Una signora di Antignana che abitava lì di fronte, durante la notte, sentendo i lamenti, si affacciò alla foiba e vide la ragazza legata al tavolo e ovviamente la sentì invocare pietà. Quello che successe ai martiri delle foibe è qualcosa che non dovrebbe succedere più. Io l'ho detto durante una commissione ai giovani, ai ragazzi delle scuole con cui avevamo iniziato un'interlocuzione. Ho detto che si deve parlare di queste cose durante tutto l'anno e che i ragazzi devono essere preparati ad affrontare non solo il 10 febbraio, ma durante tutto l'anno quelle che sono le vergogne di questo mondo e vergogne che ancora esistono, e soprattutto di un'Europa, di un mondo occidentale che a queste tragedie è sordo. E a questo proposito, per una similitudine voluta, vi ricordo che oggi, per esempio, i cristiani in Medio Oriente o altre minoranze come le donne yazide vengono e subiscono le stesse violenze nella Siria, in particolar modo nella città di Sinjar, dove sono state trovate le stesse fosse che venivano e le stesse cavità che venivano usate e le stesse mostruosità che sono state riservate ai nostri fratelli dalmati e istriani. E allora il parallelismo, se a qualcuno può sembrare, insomma, dice che cosa c'entra? C'entra. Perché se intendiamo ricordare, dobbiamo far sì che non succeda mai più. Se continuano ad avvenire queste vergogne, significa che qualcosa stiamo sbagliando, e lo stiamo sbagliando a livello internazionale. Io trovo vergognoso come in questi giorni si sia svolto un convegno negazionista sul tema delle foibe, che si è svolto non in qualche camera nascosta, si è svolta alla Camera dei Deputati, e trovo allo stesso tempo allucinante e vergognosa l'assenza del presidente Mattarella alla commemorazione delle foibe alla foiba di Basovizza. Un'assenza vergognosa, perché non esistono morti di serie A o di serie B, e su questo concordo con il Movimento 5 Stelle. Detto ciò, io ringrazio in questo caso il Movimento 5 Stelle per aver portato, insomma, aver condiviso con noi che abbiamo firmato l'atto, e mi auguro che sia una presa di coscienza per quello che è successo e per quello anche che sta succedendo e continua a succedere ai cristiani in Medio Oriente, che subiscono gli stessi maltrattamenti, in particolare queste donne che vi ho nominato, stessi maltrattamenti che ha subito Norma Cossetto. Per questo ringrazio, Fratelli d'Italia ovviamente è favorevole e niente, tutto qui, grazie. Sì, consigliere Toti. Sì, allora, tante famiglie italiane hanno vissuto negli anni 40 il dramma dell'esodo e dello sradicamento dalle proprie radici e dai propri affetti. Grazie alla giornata del ricordo, tutti gli italiani conoscono meglio questa terribile pagina della nostra storia. Nostri connazionali costretti ad abbandonare per sempre la propria terra e la propria casa. Quello delle foibe è stato un genocidio, dimenticato per troppo tempo dalla nostra storia, dalla storia ufficiale italiana. Dobbiamo restituire perciò alla storia la verità sulle foibe. Sulla storia, questa è la storia degli italiani, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Questo passato non può e non deve essere dimenticato, perché questa storia sembra drammaticamente ripetersi con altri popoli, in altri luoghi. Questa giornata non rappresenta solo una celebrazione, ma un momento di profonda riflessione sulle forme di razzismo,
di violenza e di privazione della libertà che drammaticamente sono tornate a far breccia nel mondo che oggi viviamo. Questa giornata, il ricordo delle vittime delle foibe, ci serva per testimoniare, soprattutto ai giovani, nelle nostre scuole, che l'unica prospettiva da ricercare ogni giorno è la pace e l'integrazione. Io penso che un intervento simile a questo ho fatto anche nel giorno della Shoah, che ricordava la Shoah. E anche a loro ho parlato non solo della Shoah, ma ho parlato di ogni eccidio e di ogni genocidio, perché sono tutti uguali i genocidi, sono tutti uguali gli eccidi, e tutti uguali vanno, e tutti ugualmente vanno condannati da tutti. Purtroppo dispiace che alcuni italiani negano questo fatto, un fatto che riguarda altri italiani, perciò negano un eccidio fatto da italiani nei confronti, un eccidio fatto verso gli italiani. Italiani negano questo. Questo è un fatto molto grave e voglio ribadirlo con forza nel mio intervento: deve cessare in Italia questo atteggiamento negazionista nei confronti delle foibe. Consigliere Giuliano. Eccomi, grazie Presidente. Allora, volevo aggiungere ad ovviamente a degli interventi che sono stati effettuati, mettere in riflessione anche in maggiore considerazione la condizione ovviamente di questo municipio. Nel senso che questa è una legge che è stata approvata nel 2004, marzo 2004, quindi sono 13 anni. E mi sembra che c'è ancora differenza, vi voglio parlare del municipio, poi ovvio su Roma, l'Arena Nazionale, eccetera, c'è ancora differenza fra la giornata della memoria e la giornata del ricordo. C'è ancora da fare al fine di poter equilibrare e di dare un senso che prima chi ha presentato appunto l'atto voleva dare il significato di dire che sono tutte uguali le stragi. Però ancora, no? C'è da fare un percorso, anche perché verifichiamo che nella giornata della memoria vengono comunque destinati consigli, attività, siamo andati, insomma, mi diceva prima la collega che non c'è più, io ho 15 anni, non ce n'ho 15, ce n'ho 12 di permanenza, quindi qualche consiglio l'ho visto per quanto riguarda la differenza che poi uno attribuisce alla giornata della memoria e alla giornata del ricordo, e c'è sempre stata fatta differenza. Per cui questo municipio ha dimostrato invece una certa volontà di porre la questione perlomeno sullo stesso piano, con lo stesso significato. Poi bisognerebbe fare molto di più, perché un pezzo della legge che voglio riportare dice che il giorno del ricordo, al fine di conservare e rimuovere la memoria della tragedia degli italiani, di tutte le vittime delle foibe, dall'esodo delle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati, nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Quindi questo è per il motivo perché è stata fatta la legge a livello nazionale. Nello specifico, quindi, il fine di questa legge era quella di, nella giornata quindi del ricordo, che il 10 febbraio, sono previste iniziative per diffondere la conoscenza di tragici eventi presso scuole di ogni ordine e grado, da parte di enti, di istituzioni, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti. Beh, io adesso voglio dire, appunto, riconosco
la positività di questa maggioranza di aver portato perlomeno sull'asse dell'importanza della gravità, no? Degli atti che sono stati fatti, sia per quello, diciamo, della memoria che per il ricordo, però poi non c'è stata materialmente la stessa enfasi, diciamo così. Mi auguro che per il prossimo anno questa maggioranza possa tenere sullo stesso piano iniziative per il 27 gennaio e iniziative per il 10 febbraio. Perché poi, chiudo dicendo appunto, anche un altro pensiero che penso che sia eloquente. Una persona che dice a quel periodo, dice: è una bella giornata, piena di sole, si sentivano i cori, evviva, la guerra è finita, per l'Italia fu una benedizione, per noi istriani una maledizione. Chiunque combatte per ciò in cui crede ha il diritto di essere ricordato come eroe. Grazie. Consigliera Tripputi. Grazie Presidente. Scusate, vorrei richiamare l'attenzione sul concetto di ricordo, inteso come impronta di una singola vicenda o esperienza o di un complesso di vicende ed esperienze del passato, conservata nella coscienza e rievocata alla mente e dalla memoria. Impronta, coscienza, memoria. Tre elementi che costituiscono la vita dell'umanità. Impronta, segno indelebile nel profondo di chi è stato testimone oculare e sopravvissuto agli scidi delle foibe e di chi ha affrontato il drammatico e terribile esodo quale epilogo di una secolare lotta per il predominio sull'Adriatico orientale conteso da popolazioni italiane slave. Quante persone morirono in quelle fosse? In Istria sono state trovate più di 1700 foibe, migliaia, subendo torture e sevizie o addirittura gettate vive nelle foibe, lasciate a morire 200 metri sottoterra, circondati da cadaveri. Morti fucilati, spogliati della propria dignità umana nei campi di concentramento, morti di stenti per raggiungere la salvezza. Coscienza. Luogo più profondo dell'essere umano, dove sono raccolte le sensazioni, le emozioni, i principi che formano la persona al fine dell'autonomia e autodeterminazione. La coscienza che grida dal profondo interiore: basta guerre, basta violenze, basta ingiustizie, basta umiliazioni e soprusi. Questo grido diventa memoria. Luogo dove il passato diventa presente, dove conservare, ricordare le esperienze vissute, tramandate. È la memoria che permette la continuità della vita interiore, sociale, comunitaria, facendo sopravvivere il passato. Senza memoria avremo solo la percezione del presente. Ecco, ho voluto semplicemente stigmatizzare queste parole per ribadire quanto sia fondamentale ricordare non solo con celebrazioni, ma tenere vivo il passato. Nessuno può considerarsi al riparo da violenza e terrore quando il meccanismo dell'odio è in pieno funzionamento. Il ricordo guida l'uomo verso il futuro, lo rende capace di applicare il discernimento. Il ricordo salda il passato al presente. Trasmettere testimonianza degli orrori del passato alle nuove generazioni, mediante il ricordo, costituisce ricchezza per esse affinché mai il seme dell'odio possa cancellare, estirpare le radici, e l'uomo senza radici è un uomo senza storia. Grazie consigliera Tripputi, ci sono altri interventi? Consigliera Lazzazzera. Come al solito sarò brevissima.
Allora, grazie Presidente. Prendo la parola per esprimere la mia completa e convinta adesione all'impegno dell'atto in esame. La tragedia che si è consumata in danno di esseri umani, cui è stato sottratto il beneficio della vita per essersi trovati coinvolti in una delle innumerevoli sciagurate vicende che la storia non ci risparmia, è infatti un altro di quegli accadimenti che, insieme al doloroso ricordo che colpisce l'anima lasciandola attonita e intristita, sollecita l'intelletto ad una approfondita riflessione sui processi storici, situazioni ambientali e circostanze contingenti dai quali e nei quali quella tragedia ha potuto trovare origine, svolgimento e tragica conclusione. Credo che tale riflessione, svolta come proposto in ambiti di condivisione intergenerazionale e scolastica, oltre a mantenere vivo il ricordo di quanto allora accaduto, possa consentire una effettiva acquisizione storica dell'accaduto, depurata per il tempo trascorso dagli odi, risentimenti e convenienze di parte. Riflettere su questi accadimenti ricordandoli nelle loro concause e svolgimento mi auguro possa ammaestrarci nel riconoscere ed immediatamente respingere il riaffacciarsi di analoghi processi, situazioni ambientali e circostanze che purtroppo non è possibile escludere possano nel tempo riproporsi anche se con modalità e svolgimenti diversi. Grazie. Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Ah, avevo dimenticato, sì. L'assessore ha chiesto la parola e da regolamento può fare l'ultimo intervento della discussione, ha anche 10 minuti, quindi l'avverto. Ne userò molti meno perché effettivamente ho tenuto ad essere presente alla discussione di quest'atto proprio perché ho cercato di essere presente anche alla fine del primo, ma non ci sono riuscita per diversi impegni di natura amministrativa, quello che riguardava il discorso delle mense scolastiche, perché laddove insomma l'assessorato alla scuola è direttamente coinvolto cerco nei limiti del possibile di esserci. Voglio soltanto ricordare, a proposito di giorno del ricordo, che la mostra che abbiamo allestito nello spazio che vorrei che diventasse uno spazio espositivo permanente a disposizione delle scuole, questo corridoio che conduce dall'atrio fino all'aula consiliare, l'abbiamo allestita a partire dal 27 di gennaio a finire il 10 di febbraio, sarà smontata domani proprio perché abbiamo voluto cogliere gli elementi di collegamento tra due ricorrenze celebrative. Le date in cui vengono scelte le ricorrenze sono date che poi ognuno collega ad un evento o ai meccanismi di quell'evento. Evidentemente sono state scelte queste date e noi a queste date ci atteniamo. Chiaramente la vicinanza fa sì che sia anche difficile impegnare le scuole in una serie di attività, ecco, quindi avete scelto a dire il vero, perché io in questo senso mi sto rendendo disponibile a portare avanti delle decisioni che vengono scelte dal Consiglio e cerco per quanto possibile di farlo mettendoci anche del mio. Quindi ci siamo dovuti concentrare inevitabilmente e in una delle due date a disposizione avete scelto quella del 27 di gennaio per invitare i ragazzi in aula. Ma alcuni dei propositi che sono venuti fuori... non lo so, insomma, alcuni dei propositi che i ragazzi con molta serietà e con molta passione hanno poi elaborato nel giorno del consiglio aperto agli studenti sono azioni che in realtà trasversalmente colgono quelli che sono i significati, ecco, trasversali di queste due date. Fermo restando che poi ogni evento storico ha le sue specificità e quindi mi fa assolutamente piacere rendermi disponibile a promuovere presso le scuole queste iniziative di studio, perché accanto agli eventi ci sono appunto le iniziative di studio e credo anche, come dire, per deformazione professionale evidentemente, che lo studio sia fondamentale, perché al di là dell'enfasi della retorica, anche dell'emotività che spesso insomma caratterizza connotandoli certi eventi,
Poi lo studio, in quanto distanza, in quanto visione prospettica, in quanto approfondimento razionale, oltre che emotivo, serva a far sedimentare una riflessione su certi meccanismi che sono appunto quelli che poi portano al determinarsi di situazioni. Grazie. Adesso possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Consigliera Cerquoni. Fratelli d'Italia voterà favorevolmente all'atto e sarà promotrice presso le scuole durante appunto tutto l'arco dell'anno di questo giorno del ricordo che, come abbiamo detto durante gli interventi, sia il ricordo non solo di quello che è successo ma di quello che sta accadendo oggi in tutto il mondo. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore perché delle iniziative di studio per una tragedia di questo tipo è assolutamente valida, nel senso che le scuole devono approfondire il perché, il per come alcuni meccanismi storici hanno portato a questa tragedia come ad altre, quindi siamo favorevoli. Cioè, volevo dire una, cioè, io volevo fare anche una precisione storica di 5 secondi davvero, cioè che questo che il giorno del ricordo in realtà istituito nel 2004, non è che dal 2004 si è iniziato a parlare di foibe dopo 50 anni, 60 anni. Io vorrei ricordare che nel 91, per esempio, c'era l'esercito jugoslavo che doveva tornare in Serbia, però non voleva passare nel territorio di guerra, quindi c'è l'attuale Slovenia, Croazia, eccetera, e quindi si decise, fu Cossiga e al tempo di farlo passare per Trieste, e quindi da lì si doveva imbarcare per approdare in Montenegro e poi rientrare in Serbia da giù. E la città di Trieste insorse, perché non voleva che coloro i quali erano i prosecutori di fatto di quel popolo, secondo loro, che hanno fatto questi stermini eccetera foibe, ci passasse per Trieste. E quindi ci furono molte manifestazioni, ci fu chi disse che l'esercito doveva passare per Trieste senza armi, come vestiti in borghese, e molti cittadini di Trieste, ci sono delle documentazioni storiche, chiamarono diversi media parlando per appunto di foibe e di infoibati, e siamo nel 1991. Quindi questo per dire che la data del 10 febbraio, io lo ribadisco, è un po' fittizia, nel senso che molti degli eventi per esempio sono successi a maggio, però in particolare non è che non se ne è mai parlato, se ne è parlato nel momento storico in cui probabilmente si era pronti, e questo per me è anche un dato negativo, nel senso che il nostro popolo non è pronto per parlare di alcune cose. Per questo serve lo studio, per questo l'atto va in questa direzione. Grazie. Altri consigliere? Grazie Presidente. Un attimo, vi siete alzati in due, vi siete riabbassati in due. Non ci si potrebbe riuscire, sincronizzatissimi, neanche in modo sincronizzato, eccezionali. A questo punto la parola al consigliere Toti, visto che il consigliere Ciancio ha fatto cenno, sì, può parlare lei e poi la daremo subito dopo al consigliere. Assolutamente. Io sono come Roma Popolare. Abbiamo firmato questa mozione perché la teniamo un atto importante, e il ricordo delle foibe soprattutto, e come hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto, almeno molti consiglieri che mi hanno preceduti, il ricordo, come abbiamo fatto per la Shoah, di tutti gli eccidi, di tutti i genocidi che ci sono stati, perché sono tutti uguali e tutti vanno condannati. Chiaramente, ecco, il coinvolgimento delle scuole, delle realtà, dei centri sociali, di tutto quello che è il territorio, deve essere fatto chiaramente in ugual misura, e dobbiamo cercare lì dove ci abbiamo dei gap rispetto a questo, ecco, di incrementarlo il prossimo anno in modo che questo si possa fare. E poi ho ribadito in precedenza contro ogni negazionismo. Purtroppo c'è questa pratica negazionista, non solo per questo ma anche per altre cose che riguardano in generale
il generale, anche fatti di questi anni che riguardano appunto il negazionismo rispetto a genocidi o a eccidi, ecco, questo deve cessare, questa è la nostra capacità di confronto all'interno delle scuole, perché poi si parli di tutto, perché i giovani, io me lo ricordo quando li incontrammo, misero al centro il discorso generale degli eccidi, della violenza, di tutto quello che riguardava la violenza. Ecco, perciò una mobilitazione che deve essere continua rispetto a questo tema della violenza, e questo deve essere in tutti gli ambienti. Noi dobbiamo essere come municipio portatore di questo indirizzo. Sì, consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Il Partito Democratico naturalmente vota come positivamente rispetto a quest'atto con estrema convinzione, aggiungendo solo due parole contro ogni revisionismo storico rispetto a tutto quello che è stato fatto in ogni parte del mondo, e augurandosi che questi scellerati non possono essere rifatti. Ecco, grazie. Quindi immaginiamo sia favorevole? Ah, io l'ho detto, ok. Non avevamo sentito, da questa parte non avevamo sentito. Ok, direi di passare quindi alla votazione. Favorevoli? Sì, quindi la mozione viene approvata all'unanimità. A questo punto la seduta è chiusa e sono le ore 13. 13.